Ma avevo cercato di dare questo tema, la transizione verso la sostenibilità del benessere, approccio al modello circolare nelle aree rurali. Mi sentite? Sì. Allora, il problema, quando voi parlate del vostro territorio, che è un territorio particolare, ricco di potenzialità, il problema è non solo dare un prodotto riconoscibile, un prodotto di qualità, ma oggi la società, quindi non solo il consumatore, ma il cittadino, oggi ha delle istanze che sono un po' più elevate, cioè pensa quando si avvicina a un prodotto o a un territorio rurale. Pensa alla qualità, ma pensa alla sicurezza che questo tipo di prodotto gli può dare. Quindi pensa al tema della salute, pensa al tema di quel prodotto se è in grado di essere accessibile anche in termini economici. Cioè ritornare a un'idea rurale, ma che sia comunque al passo con i tempi. Oggi abbiamo tante tecnologie, tante occasioni per risolvere tutti i problemi che ci sono, che sono legati all'allevamento e alla produzione, per farli coesistere e convivere in maniera serena con il territorio sul quale insistono. Perché alla fine il contadino nasce come custode di un territorio, dobbiamo far sì che continui ad esserlo, perché Matteo parlava di impoverimento del territorio, noi abbiamo il vantaggio che il nostro strato organico è molto profondo, quindi riusciamo ancora a fare due raccolti finché l'acqua ce lo permetterà, perché poi c'è anche da dire che bisogna affrontare il tema della crisi idrica. Ecco, io credo che ci siano oggi tutti gli strumenti e tutte le occasioni per poter affrontare con serenità il futuro e superare i momenti critici, perché io mi immagino un territorio che sia in grado di accogliere le persone e non solo produrre, perché è importante che si riesca a vedere cosa si fa, perché sarebbe stato bello riuscire a fare le giornate aperte dei gasifici come avevamo pensato la settimana scorsa. Sicuramente sarà una cosa che faremo, perché è fondamentale far capire al consumatore quello che mangia, quello che va a comprare, da dove viene, come è fatto, da chi lo vive, da chi lo produce, da come passa le proprie giornate sui campi, perché l'altro aspetto che non deve mai passare in secondo piano è che i produttori in agricoltura fanno un sacrificio enorme, perché lavorano, nel caso di chi ha allevamenti zootecnici, 365 giorni all'anno. Per cui è fondamentale che loro abbiano le possibilità per lavorare bene, per lavorare meglio e lavorare in sintonia con il territorio dove l'azienda si sviluppa. E pensa, tra l'altro, se questo tipo di agricoltura può dare, come diceva prima, mi pare Jacopo, cercare di mantenere il capitale umano, di mantenere i giovani sul territorio, e poi ovviamente questo cittadino, questa persona si aspetta che le aree rurali, nella loro complessità, diano delle risposte anche in termini di rispetto dell'ambiente. Allora, mettendo insieme tutto quanto questo, il problema è che è necessario che i territori a vocazione rurale non guardino direttamente, cioè non partano da quello che è il loro problema. Sappiamo tutti ormai da decenni quali sono i problemi delle aree rurali, ma cerchino di capire quali sono le tendenze in atto, quindi abbiamo una società che si aspetta, ha delle aspettative in termini di sostenibilità del benessere e quindi dovrebbe, le aree rurali dovrebbero inserirsi in questo nuovo modello di sviluppo. Allora, è ormai assodato che se la società ha delle esigenze, il modello di sviluppo che deve cambiare ormai è quello che viene riconosciuto come modello economico circolare. Ora non mi dilungo perché data l'ora,
Immagino che vogliate andare anche a degustare questi prodotti tipici, quindi cercherò di essere estremamente semplice e sintetico. Però quello che voglio tentare di dire, cioè lasciare almeno alcuni concetti su cui poi eventualmente in futuro cercare di sviluppare dei ragionamenti. La società ha delle istanze di benessere. Le aree rurali rispondono, possono rispondere a tante di queste istanze di benessere. Cito per esempio alcune cose. Allora, la società ha il tema della, quando pensa a un'area rurale, ovviamente pensa all'alimentazione, pensa al tempo libero che può avere in un territorio come questo, pensa al rispetto dell'ambiente. Pensa anche alla disponibilità di servizi sociali, cioè parliamo dell'agricoltura sociale. Pensa, come è stato detto giustamente, al tema dell'energia. Quindi sostanzialmente la salute, il reddito, l'occupazione, la coesione della società è molto legato a temi quali l'alimentazione, il tempo libero, il territorio nella sua complessità. E la disponibilità dei servizi sociali che i territori rurali possono offrire. Bene, allora se noi guardiamo dall'altra parte, ci mettiamo nella logica delle aree rurali, quando noi pensiamo al cibo, pensiamo all'agriturismo, pensiamo al turismo rurale, pensiamo alla residenzialità diffusa. Pensiamo ai carbon sink, cioè ai boschi, alle foreste, a tutta, diciamo, quella vegetazione che è in grado di raccogliere, di assorbire le emissioni gassose che sappiamo che oggi sono la causa del cambiamento climatico. E prima veniva detto, speriamo che il problema dell'acqua lo risolviamo a breve, ma noi oggi dobbiamo essere consapevoli. Io nel mio piccolo produco olio d'oliva. E in questo momento sono alle prese col dare l'acqua a questi nuovi alberi che ho messo, e però evidentemente questo comporta dei costi sulla redditività dell'azienda che sono spaventosi. Allora, pensare all'agricoltura, alle aree rurali come carbon sink, cioè pozzi di assorbimento delle emissioni di CO2, pensiamo all'agricoltura sociale, pensiamo alla biodiversità. Evidentemente c'è un grande punto di intersezione. Io credo che da alcuni punti questo PSR lo debba chiarire. Da un lato le competenze, c'è l'innovazione che da un lato è l'innovazione tecnologica, sappiamo che da tanti anni l'elemento, diciamo, l'innovazione top down è quello che caratterizza le nostre aziende, dove si produceva X, dopo 50 anni si produce X al 100 volte di più, perché abbiamo avuto grazie ai trattori, grazie alle serre, grazie ai nuovi modi, alle nuove modalità tecnologiche, all'innovazione tecnologica, abbiamo avuto una forza di crescita. Ora è fondamentale l'innovazione bottom-up, è fondamentale anche l'innovazione sociale. Si parla di economia circolare. Oggi il tema principale è sostenibilità, oggi il tema principale è la diminuzione dell'impatto ambientale. Tutto questo quindi si risolve in una sola parola: economia circolare, per la diminuzione degli scarti di lavorazione. Io, ahimè, e faccio anche una mea culpa sulla base anche di un'esperienza ventennale. E qui mi riprendo al discorso dell'innovazione tecnologica. Oggi, fino a poco tempo fa, quando veniva pianificata un'azienda alimentare, si pensava solo ed esclusivamente alla tecnologia di trasformazione. Oggi posso dire che è un errore. Oggi è un errore. Oggi pianificare un nuovo gasificio forse va pensata prima la gestione dei sottoprodotti e dei reflui, e poi va pensata la gestione della trasformazione. Questa è. Riprendendo il biogas ci può dare un'energia per quanto riguarda il calore,
per efficientare poi quella che è l'alimentazione, nel senso che si possono essiccare prodotti invernali o autunnali in modo da eliminare definitivamente quella che è la produzione del mais, che è quella che in realtà assorbe acqua in modo oltre i limiti. Quindi una delle battaglie probabilmente che bisognerà cominciare ad attivare è quella dell'eliminazione della coltivazione del mais, perché questo ci può aiutare a diminuire la quantità di acqua che viene estratta dal sottosuolo.